Vice Ministro, innovazione e sanità in un panel molto sentito, come riusciamo a conciliare le due anime? Beh, spero che almeno sulla sanità in qualche modo saremo d'accordo tutti, nel senso che ovviamente l'innovazione tecnologica, le persone magari, la persona della strada, voglio dire, magari immagina che debba per forza essere messa nelle super tecnologie, nelle aziende di punta, eccetera, come anche in parte. In realtà l'innovazione tecnologica è parte fondante, per esempio, nella qualità appunto della parte sanitaria, dei servizi al paese. Quindi avere una sanità che riesce a trovare al proprio interno le risorse e gli stimoli, le energie per andare avanti nella ricerca, essere sempre all'avanguardia, è, come dire, garanzia di qualità di tutto il resto del sistema sanitario. Qui a Milano in particolare, in Lombardia, nelle regioni del nord in genere, c'è sicuramente una situazione della sanità in generale che possiamo definire decorosa, senza parlarci troppo addosso, ma senza neanche sminuire le effettive capacità del sistema. Bisogna sicuramente riequilibrare il sistema paese, perché in alcune zone del paese la qualità è decisamente diversa da quella in queste regioni, però sia nelle nostre qui al nord che in tutte le altre regioni la questione innovazione è determinante, fondamentale proprio anche nel settore sanitario. Lo è per esempio nel settore farmaceutico per la ricerca di nuovi principi attivi, di nuove medicine banalmente che curino sempre meglio i mali del nostro tempo, ma interviene per esempio nella modalità di gestione degli ospedali, entra profondamente nelle sale operatorie, nelle capacità di diagnosi il più possibile anticipata, in tutta la strumentazione che aiuta i medici nel loro lavoro. Quindi insomma qualcosa di assolutamente determinante, dove devo dire almeno qui nelle nostre zone siamo comunque, possiamo dirlo, assolutamente ben messi, ma è una spinta e una situazione che non deve assolutamente essere come dire lasciata ferma, ma anzi deve essere incentivata e spinta il più possibile verso il futuro. A che punto siamo con il rinnovo dei contratti? Beh, questo è un problema endemico del paese, perché a fronte possiamo dirlo di quantità, quindi numero di persone negli enti pubblici non sempre adeguato, non nel senso che sono pochi ma che spesso sono più di quelli che dovrebbero essere, abbiamo poi purtroppo la media del pollo all'italiana e quindi anche le figure indispensabili più professionalizzate subiscono questa situazione in cui le risorse devono essere distribuite poco a tanti invece che un po' di più a un po' di meno. Per cui questa è una situazione che credo si metterà a posto solo nel tempo, se avremo la forza e la capacità anche qui di riordinare e in qualche modo riassettare in maniera più efficiente il sistema, come dire, proprio della struttura pubblica nel suo complesso. D'altra parte io credo che i medici, vabbè, come tutto il personale del settore sanitario, faccia bene a far valere le proprie esigenze, le proprie necessità, proprio anche sindacali, contrattuali, però credo che adesso se anche si dia un po' di più, un po' di meno come aumento di contratto, va ricordato che il personale sanitario italiano in genere è probabilmente tra i più qualificati al mondo, in Europa sicuramente, ed è probabilmente altrettanto il meno pagato tra le regioni, diciamo le nazioni del mondo più sviluppato. Quindi al di là del contratto, diciamo, questa è l'occasione per ringraziare queste persone che fanno veramente a molto meno di quanto farebbero senza andare tanto lontano. Nella vicina Svizzera la maggior parte di questi potrebbero avere tranquillamente uno stipendio doppio o triplo, però l'attaccamento al loro lavoro e proprio l'amore che hanno nei confronti dei cittadini che curano e che quasi sempre guariscono è comunque da sottolineare come veramente una caratteristica assolutamente positiva del nostro sistema sanitario, che ribadisco in sostanza al di là dell'organizzazione dei mezzi e dei soldi è basato soprattutto proprio sulla volontà e sulla capacità professionale dei suoi operatori.